Amici sportivi di Videolina, buonasera da parte di Andrea Secchi e Nicola Bonsignori dal Palasera di Migni di Sassari. Tutto pronto per l'inizio di questa partita tra Dinamo Sassari e i campioni d'Europa dell'Olimpiakos Atene per il primo trofeo Reale Mutua, la terza in classifica del campionato italiano contro i dominatori dell'Eurolega e del campionato greco, accoppiata non da poco per questa squadra che ha un ottimo pedigree, ben 10 scudetti e 2 Eurolega nel suo passato. Anche il 2011 fu questa partita, 62-61 vinse l'Olympiakos. Particolare curioso lo stesso punteggio con cui la formazione greca si aggiudicò l'Eurolega battendo il CSKA di Mosca al termine di una partita bellissima. Parliamo subito della gara di oggi con la Dinamo, che deve rinunciare al neacquisto Michael Iniersky, il polacco che sta rifiatando dopo aver disputato le qualificazioni dei prossimi europei di Slovenia con la sua nazionale. Non c'è anche Mauro Pintono, meglio in panchina, ma non sarà impiegato. C'è Drake Diner, forse però per lui pochissimo spazio, si è allenato sostanzialmente solo ieri con la squadra. Ha recuperato invece Travis Diner, una partita difficilissima, mentre sono già in campo le due squadre per iniziare la partita. Nicola Bonsignori, ma che è difficile, indubbio. Stiamo parlando dei campioni della Grecia, soprattutto campioni di Europa. Mi fa piacere, cominciamo a parlare della Dinamo, mi fa piacere vedere due Diner in campo, perché fino ad oggi purtroppo Drake non siamo mai riusciti a vederlo. È arrivato e sul 5-0 si è fatto male la caviglia, e Travis piccoli problemi alla schiena, contenti che sono tutti e due già in campo. E quindi subito i quintetti delle due squadre in campo. Iniziamo dai greci, Spanoulis, poi Antic che subito commette un'infrazione di passi, poi vediamo Papadopoulos ancora col numero 11 Mavroidis, e poi completa il quintetto il numero 7, la stella Spanoulis, sicuramente il giocatore più prestigioso, l'MVP dell'ultima Eurolega, due volte MVP delle Final Four di Eurolega, questo giocatore a dir poco fantastico. La Dinamo, Travis, Drake Diner, Bootsy Thornton, Isley e Manuel Vanuzzo, sostanzialmente il quintetto base, a parte Michael Iniesky che si unirà alla squadra solamente venerdì. Non c'è tantissimo pubblico, forse abbiamo contribuito anche noi con questa trasmissione in diretta, però c'è tanta attesa per questa Dinamo, si cercano ulteriori miglioramenti in un precampionato tutto in salsa sarda, con tornei disputati solo in Sardegna, prima il torneo, il trofeo Novakal, la partita persa col Galatasaray, poi il torneo Pasta di Sardegna, una sconfitta con i russi del Samara, una vittoria col Pesaro, quindi un terzo posto definitivo, e oggi questo trofeo Reale Mutua, un menù veramente prelibato contro la formazione dei campioni di Europa dell'Olimpiakos Atene, che potranno essere anche ammirati fra qualche giorno a Cagliari. Nicola, sì, parlavi di poco pubblico, però ho letto l'intervista del presidente di Stefano Sardala, ha ragione quando dice meglio 1000 persone a Sassari che seguono la propria squadra che magari 10-20 persone che sono in montagna in vacanza e magari vanno a vedere la partita giusto per vederla. Spanoulis gioca uno contro uno, penetrazione in questo giocatore a dir poco fantastico, va a realizzare i primi due punti della sua squadra, per lui è anche un'esperienza, lui è un trentenne di 1,93, nato a Larissa, poi ha giocato nell'Larissa, nel Marussi, il secondo anno con l'Olympiakos, ma ha giocato anche nell'NBA con gli Houston Rockets e poi tanti anni col Panathinaikos. Le migliori cifre della sua carriera si riferiscono comunque al campionato scorso, 16 punti a 7 nel campionato greco, e tra l'altro quasi il 39% da tre punti, dicevamo anche l'MVP dell'ultima Eurolega, una Final Four nella quale era arrivato da outsider, mentre va a realizzare subito Binetti che ha preso già il posto di Travis. Sì, sinceramente non ci avevo fatto caso, stavo guardando Travis se è seduto in panchina o se è andato direttamente negli spogliatoi, perché sinceramente non ho seguito la che cosa è successo, ecco. È un brutto problema perché insomma Travis Diner era appena recuperato e subito quindi è tornato negli spogliatoi, adesso c'è il tiro da fuori di Drake, quindi subito il contropiede da parte dell'Olympiakos che ha perso il santone nella sua panchina,
Non c'è più Dusan Ivković, che ha condotto a questo straordinario successo l'anno scorso, dopo qualche anno appunto sulla panchina, la guida tecnica dell'Olympiacos, mentre va a realizzare ancora Mavroidis, e il punteggio è di 9-2 per la compagine greca. Beh, quando parli di Ivković, sicuramente finiamo al posto di Ivković, c'è cioè Giorge Barzokas. Hai detto benissimo, stai parlando di un santo, ma infatti stiamo parlando di un'ottima squadra, ok? Però non era data sicuramente come favorita, ad esempio, nell'Eurolega, quindi ottima squadra, ma diciamo che c'erano degli squadroni ben più attrezzati. Sicuramente Ivković ha messo quel di suo per farla giocare bene. Uno che conosce bene l'Eurolega è Bootsy Thornton. 3 campionati e 3 Final Four per lui in carriera, sicuramente il pezzo pregiato del mercato della formazione sassarese. Adesso c'è un fallo di Mazzaris, Vangelis Mazzaris, questo 22enne di 1,95, Mazzaris Antic Papa Nicolaou, che è un giocatore straordinario, un'altra classe 90, che pensate il suo al career, cioè la miglior prestazione dal punto di vista del punteggio in carriera, secondo l'ha fatto 18 punti nella finale di Eurolega, capito? Sono il giocatore perdente. No, ma esatto, ma sono quei giocatori che magari fanno un Eurolega è appena sufficiente, magari, perché magari sono altri tipi di giocatori che riescono a portare la squadra in finale, ma poi ti ripeto, sono giocatori come lui che arrivano in finale e hanno gli attributi, ecco. Ancora Spanulis, a proposito degli attributi, giocano contro uno contro Vanuzzo, va a trovarsi il fallo, diciamo Antic, Papadopoulos, Mazzaris, Spanulis e poi col numero 11 il pivot di 202, il 27enne Dimitris Mavroidis, che tra l'altro è un acquisto anche egli, arriva dal Bilbao, lui aveva addirittura rotto il contratto col Bilbao per tornare in Grecia e giocare con l'Olympiakos. Lui è stato allenato al Marussi proprio da Barzokas, quindi un giocatore che conosce bene, e lui sostanzialmente sostituisce Lazaros Papadopoulos, che è andato al PAOK Salonico, un 2-16 a mio giudizio fortissimo, che dopo tanti anni ha lasciato l'Olympiakos e appunto cambiato casacca. Punteggio di 10-5 con un solo tiro libero messo a segno da Spanulis, e va a realizzare Mandrake Diner, per lui si tratta della prima bomba della gara. Sì, buone notizie che Drake Diner, sicuramente lo stavo un pochino guardando, lo stavo osservando, mi sembra sia abbastanza bene, sicuramente non può avere la forma migliore perché ha saltato molta, molta della preparazione, però è già bene vederlo in campo e correre bene. Papadopoulos, il cross, ma viene dato il canestro buono a Mavroidis, e sono 4 i punti per questo giocatore, questo 27enne, che insomma ha un fisico niente male, e un 2-12 per 120 kg, mentre la specialità della casa, Tony Easley. Beh, Easley in questo precampionato è probabilmente insieme a Thornton il più in forma. Su Easley non avevo dubbi. Non ti so dire, guarda, perché stavo commentando la schiacciata di Easley e mi sono perso cos'è successo. Ti dico, su Easy non avevo dubbi perché è un fisico longilineo, quindi è poi arrivato anche molto prima rispetto agli altri. L'altro molto in forma è Bootsy Thornton, stiamo parlando comunque, poi ne parleremo più avanti, di un giocatore eccezionale. Ancora Drake Diner, Vanuzzo, ribaltamento per Thornton, che viene impedito dal fallo di Antic, un altro giocatore che ha una carriera niente male. Lui quest'anno è stata un'annata contraddistinta da tanti successi, ma anche una grandissima delusione, la mancata qualificazione olimpica con la sua Macedonia, squadra nella quale c'è uno che proprio macedone al 100% non è, vale a dire Mo Mekale. Sono andati in Venezuela, hanno perso contro la Repubblica Dominicana, erano in testa per tutta la partita con la Macedonia, fu la sorpresa agli europei l'anno scorso, arrivati al quarto posto, e poi alla fine hanno ceduto, dovendo rinunciare alle Olimpiadi. Prova ancora oltre la linea del 6,75, Bootsy Thornton non trova il canestro, ancora Spanulis, solito pick and roll con Dorsey, poi diremo qualcosa anche di lui. Antic, che pur essendo un 2-10, non disdegna il tiro da 3 punti, adesso c'è un fallo di Spanulis su Thornton, e la Dinamo ha iniziato Sorniona, e adesso è lì, -1. Sì, però mi permetto
tra virgolette, di criticare un pochino la squadra greca, nel senso il quintetto Dinamo, che è il classico quintetto leggero e veloce, quintetto greco, anche se ora ci sono dei cambi, era un quintetto molto pesante, con 2-5 in campo, e non posso vedere il numero 5 che, o comunque il 4 che tira a 3 punti. Intanto è entrato il grande protagonista, un vero eroe nazionale in casa Olimpiaco, Sprintezis, col numero 15, colui che ha messo a segno il canestro della vittoria in Eurolega. Solita azione di Bregdiner, che si appoggia al vetro e va a realizzare 8 punti. E meno male stava poco bene. Quante volte l'abbiamo visto questo tiro ormai? ci ha abituati. Solito pick and roll col Dorsey. Ecco, questo che va a realizzare, infatti, al di là dei passi è quello che comunque penso che voglia l'allenatore, gioco interno. Lui ha giocato all'università di Memphis Tigers, sai con chi? Con Rose e anche Douglas Roberts, l'americano che ha giocato l'anno scorso alla Virtus Bologna, che noi conosciamo abbastanza bene perché è stato avversario della Dinamo anche nei playoff. Dorsey, che è arrivato l'anno scorso e anche quest'anno è stato confermato. Sbaglia intanto Thornton, rimbalzone di Princesis, dicevamo a 7 decimi, ha regalato il paradiso all'Olimpia Cassatere contro il CSKA Mosca all'inizio del terzo quarto, non sotto i 19. Va da fuori Princesis, non è un grandissimo tiratore, ma è il classico 3,5, però il semigancio sicuramente la può. Sì, ma io ho impresso ancora il CSKA, la sì, sì, ma infatti io ho ancora impresso la telecronaca della finale, dove effettivamente il CSKA stava dominando. E poi punto a punto, piano piano sono rientrati e quel semigancetto che ha fatto all'ultimo secondo veramente è stata una cosa incredibile. E Giorgos Princesis si è guadagnato un posto nella storia, tra l'altro un'altra particolarità, mentre va a realizzare Bucci Porto. No, sbaglia! Io stavo segnando! Sì, sì, ormai! Non mi ero accorto che avessi sbagliato. Bella scivolata, e in questo periodo ci sta perché fa ancora caldo, è ancora umido, quindi ci sta anche che la palla sfuga a un giocatore come Thornton. Ancora Spanoulis rinuncia a tirare, ancora Princesis che trova la linea laterale, e quindi palla della Dinamo, doppio cambio, entrano Jack Levecchi e Brian Sacchetti, escono Drake Diner e Manuel Vanuzzo. Dinamo più uno, 6-20 giocati in questa partita che chiaramente è una partita di inizio stagione, però abbastanza piacevole. No, abbastanza piacevole. Sì, no, ma guarda, ci stanno dando tutte e due. Volevo fare un piccolo appunto, l'avevo già fatto la partita scorsa su Binetti. Ha tutte le caratteristiche per far bene. Difesa lo sappiamo, è comunque un buon difensore, ma ha un buon tiro, una buona penetrazione. E la piccola critica che gli ho portato nelle altre partite è di farsi vedere. Nel senso, Sacchetti gli sta dando tanti minuti. Ha tanti minuti in campo, prova, rischia. Questo è un partito dove devi farti vedere che sei comunque un giocatore presente. Certo che però è difficile per lui, insomma, farsi vedere, assumersi delle responsabilità dopo sì, aver passato un anno. Però come l'ha passato, se non lo fai ora, sarà... quando lo fai? E questo è il punto. Se non approfitti ora, probabilmente in campionato, poi quando sappiamo c'è Travis Diner che vuole stare in campo. Tanto è andato a realizzare Dimitris Katsivilis, questo 91 di 1,94, andate a realizzare il suo primo canestro, punteggio di 18-17 per la formazione greca. Intanto fa il suo esordio nella gara odierna Dindi Liegro, un altro dei volti nuovi della formazione sassarese, esce Tony Easley. Tony Easley già miglioratissimo in questo primo scorcio di stagione. Lui è arrivato prima a Sassari per iniziare un lavoro fisico, un lavoro tecnico che sta proseguendo, e i primi frutti si vedono. Guarda, io ti posso solo dire che a Ferragosto era in palestra a lavorare, questo ti fa capire veramente quanta voglia ha quest'anno Easley in più, se possiamo dire in più, perché non quest'anno, esatto. Cioè, se parliamo di energia, è veramente un giocatore insuperabile. Diciamo che se ne mette ancora in più può diventare un giocatore veramente importante. Tanto noi non abbiamo citato neanche gli arbitri, che sono Luca Weidman, Marco Giansanti e Denny Borgioni. Nicola, 3 minuti da giocare, 19-17 per l'Olympiakos. Pronta la rimessa laterale col numero 10 Kostas Zloukas, un altro giocatore 1990, grande, il gemello di Kostas Papanikolaou col numero 16, avete visto
quel mancino che ho detto, insomma, ha realizzato la sua migliore prestazione in carriera proprio nella finale di Eurolega. Lui è nato a Thessaloniki, adesso comunque adesso la palla è di recuperata dalla difesa greca, ancora da tre, va a realizzare Katsivelis, sono sei punti per lui, questo giocatore classe 1991, non un pedigree di quelli da ricordare, però l'inizio è buono, mentre intanto anche per Peroglu, un altro volto nuovo della formazione dell'Olympiakos, ma un volto nuovo per l'Olympiakos, ma non per coloro che seguono l'Eurolega, tanti anni per il numero 8 della formazione greca con la maglia bianca, Stratos Perperoglu, tanti anni dicevamo al Panathinaikos, 4 titoli in Eurolega nel suo pedigree, 5 campionati disputati alla corte di Coach Obradovic. No, no, ma infatti ci ripetiamo, ma è una squadra che veramente, diciamo che non c'è una panchina, nel senso che quando entra il sesto, settimo, ottavo uomo probabilmente equivale in valore quello che sta giocando in quintetto, e quindi possono tenere comunque un'intensità molto alta per tutta la partita. C'è da dire, guardo Dendiliego che saltava al fianco di Dorsey, Dendiliego insomma dei suoi cloni probabilmente più forti, però come lui, perché abbiamo visto Dorsey in campo e nella panchina della formazione greca siede anche il numero 4 Kailines, che è un altro pivot tascabile di 1,96. Peccato che pesi 115 kg. Sì, no, ma infatti è strano che ancora non sia in campo, perché lui è veramente un giocatore atipico, perché sto parlando di un giocatore, come hai detto te, non altissimo, però veramente fa delle cose, è sempre utile alla squadra, sempre a rimbalzo, in attacco, in difesa, il classico collante. Intanto è entrato, eccolo in qua il semigancetto, il marchio di fabbrica. Quattro punti per lui, giocatore tra l'altro che pensa Nicola che ha rinunciato alla corte del Fenerbahce, che gli aveva offerto un triennale da 4 milioni e mezzo, mentre ancora Jack De Vecchi che ha detto voi vi aspettate Drake Dinner, poi entro io e faccio 2 su 2 con uno su uno da 3. Ma guarda, li stiamo parlando, io sempre faccio l'elogio di Jack e Brian di solito, cioè nel senso che sono giocatori arrivati qua, magari Jack è specialista della difesa, Brian con altre caratteristiche, però tutti gli anni lavorano, migliorano, e ora hanno messo sia Jack che Brian un ottimo tiro da tre punti. Tra l'altro per Jack De Vecchi, vice capitano della Dinamo, suo settimo campionato, un rinnovo triennale, mentre c'è un time out per la chiesto dalla formazione greca. Dicevamo di Giorgios Princesis, grande dominatore della finale di Eurolega, lui ha rinunciato ad un 4 milioni e mezzo, un triennale, 4 milioni e mezzo di euro proposti dal Fenerbahce, ha firmato un triennale da 2,7 proprio adesso, diciamo, quindi ha comunque rinunciato, non casca male, insomma non casca male, però ha rinunciato, a 1,8, ha rinunciato totale a tantissimo, però gioca a casa sua, gioca lui, a casa sua, lui è nato ad Atene, esatto, gioca a casa sua, e probabilmente dopo tutto quello che è successo col suo canestro finale in Eurolega probabilmente penso che sia ben considerato. Sì, avete visto invece in precedenza un canestro di Pero Antic, un altro che è al secondo anno, che è nato a Skopje nella Macedonia, è un centro di 2,10, anche se abbiamo visto che insomma predilige anche tirare dal 6,75, 118 kg, sì. 118 kg Antic, 121 Dorsey, poi abbiamo 115 Kailines, insomma sono bei chiletti, No, no, ma è una squadra bellissima, super, non super sono altissimi, non comunque sono altissimi, probabilmente è proprio una caratteristica, anche l'anno scorso era così, una caratteristica loro, però sono pesanti, lì sotto si fanno sentire. Attacco da per la formazione greca, c'è il classico blocco, viene, si cerca di servire Jezevičius, poi invece riceve gli ultimi secondi perché stava scadendo i 24 per Peroglu, per questa preghiera, era proprio uno schema chiamato da Barzokas, che invece però non ha trovato la via del canestro, e c'è la marcatura aggressiva, una sorta di zone press per la formazione greca che fa un po' il gioco della Dinamo, che predilige i ritmi veloci. E Jack De Vecchi, buongiorno, sono il cugino di Danilo Gallirai. Sì, ma questi sono tiri che ormai lui ha trovato sicurezza, ti ripeto, con l'allenamento ha trovato tantissima sicurezza, sono tiri che
forse 2 anni fa neanche gli venivano in mente di prendere. Io sono contentissimo per lui perché veramente sta giocando con una fiducia e questo è veramente il lavoro che paga. E comunque in questi fine minuti si vedono già i progressi di questa Dinamo che man mano cresce e man mano sta entrando in clima campionato, un campionato che partirà il 30 settembre con l'incontro a casalingo contro il Biella. Sì, ma guarda, non ce ne stiamo accorgendo e quindi questo è un merito veramente della squadra in campo. Stanno giocando senza Travis Diner. Esatto, a parte Mieschi, che sappiamo essere un ottimo giocatore. La prima partita ufficiale. Però sai, quando ti manca il playmaker titolare e sappiamo che playmaker, di solito la squadra un pochino ne risente. Per tra l'altro non lo vedo neanche in panchina. Tu lo vedi? Infatti era quello che dicevo io prima. Era la curiosità di sapere se era andato in panchina o subito in spogliatoio. Speriamo che non sia niente di grave. Tanto Binetti sbaglia il primo tiro libero, secondo play, quindi automaticamente ci saranno minuti importanti per il giovane Marco Spissu, classe 1995, un giocatore che si spera qui a Sassari possa rinverdire la tradizione dei vari Emanuele Rotondo, Milia, Pirisi. La faccia tosta ce l'ha, faccia tosta ti posso assicurare che ce l'ha, è un ragazzo che conosco molto bene e quella non gli manca sicuramente. Probabilmente deve crescere un po' fisicamente, ma è normalissimo, però è un giocatore veramente che anche lui si allena sempre, d'estate non si ferma mai, è sempre sui campetti, quindi speriamo bene. Quest'anno tra l'altro in virtù del doppio tesseramento giocherà anche col Sant'Orsola. Uno step in più, un passettino in più. L'anno scorso giocava in C2, sì, nella Torres. Quest'anno giocherà in Sartorsola in C1, sì, diciamo giusto. C1 in effetti è DNC. Sì, è giusto così perché effettivamente in C2 diciamo che non ci stava più a fare niente, quindi è giusto questo step in avanti. Tanto sbaglia il primo tiro libero, il tiro finale, scusate, Jack De Vecchi, punteggio di 26 pari, la Dinamo regge, una bella Dinamo al cospetto dei campioni d'Europa. Tra l'altro è la prima amichevole stagionale per i campioni d'Europa. No, bella partita, bella Dinamo, perché ti ripeto, come stiamo parlando di una campioni di Eurolega, quindi ottima Dinamo. Linea alla regia. Eccoci nuovamente collegati al Palasera di Minghi per l'inizio del secondo quarto per questo trofeo Reale Mutua. Tra Dinamo Sassari, campione d'Europa delle Olimpiadi a Casatene, primo quarto in perfetta parità, 26 pari. Le cifre del primo quarto, Nicola Bonsignori, che cosa ci dicono? Ma le stavo guardando, mi sembra veramente equilibrio un po' su tutto, sia nella valutazione, nelle percentuali. Probabilmente non sapevo che l'Olympiacos, come hai detto te prima, era la prima uscita. Quindi sicuramente io non credo che l'Olympiacos... Ivkovic si sarebbe arrabbiato se la sua squadra avesse concesso 26 punti in un quarto, quindi sicuramente ancora le difese un pochino ancora aperte, come è giusto che sia, però partita piacevole. E tanto Drake Diner sembra essere tornato come se niente fosse, e Travis Diner è in campo, quindi niente di preoccupante per fortuna. E intanto Drake è già arrivato a quota 11. E questo la dice tutta su come sia tornato. Ma guarda il semicancio, questo è il canestro, questo è il suo tiro, è il canestro dell'Eurolega, questo stesso, ormai dall'angolo, però è il canestro made in Princesis. Sono 6 punti per lui e l'Olimpiakos nuovamente a -1, che poi è un tiro tutt'altro che facile. Però si vede, quindi, che è proprio il suo tiro, perché sicuramente in questo caso il suo tiro sì lo cerca sempre in qualsiasi è andato posizione, proprio a cercarlo. E completa anche il gioco da 3 punti Buon Giorgos, testala di 2-0-2 di 27 anni, allunga la sua difesa per rubare qualche secondo all'azione della formazione sassarese. L'Olympiakos, ancora Travis Diner, bella palla sotto per Dendi Diegro, si fa trovare molto bene, bel triangolo e va a portare a canestro. Ne ha questo, sono i primi 2 punti di questa sua partita. 31-29 il punteggio, primo minuto di gioco, ancora Dorsey, vediamo se già non cerca l'uno contro uno, pick and roll con Spanulis, sembra Alberto Tomba Spanulis, sì, e va a realizzare il suo settimo punto, ancora a parità. Uno veramente si chiede, non è un giocatore velocissimo, lo possiamo vedere in queste penetrazioni, però riesce ad arrivare al ferro tranquillamente, quindi stiamo parlando di un giocatore di grandissima tecnica.
Giocatore straordinario, un vero e proprio un computer al posto del cervello. Intanto 9 secondi ancora per andare alla conclusione. Vediamo Travis, va al tiro. Non mi sembra che stia benissimo. Sì, guarda, l'ho visto ora sulla spinta. Sicuramente lui sta cercando minuti in campo proprio per mettere benzina. E non sta bene, nel senso molto che... cauto. Sì. L'abbiamo visto su questo tiro, non ha praticamente saltato, si è buttato all'indietro, quindi... Però serve benzina, purtroppo fra 15 giorni si inizia e quindi ora devono buttare benzina dentro le gambe. Ancora Vanuzzo, Dendi Riegro. Antic adesso ha deciso di marcare un po' meglio. E ancora Drake che a momenti trova una nuova conclusione. Intanto Kai Nines, il pivot tascabile, 1,96. 1,96 però... Neanche in C1 sono così bassi. Guarda, ma guarda che ha preso subito un rimbalzo in attacco, è una cosa incredibile. A Siena se lo ricordano bene, grandissimo, sì, protagonista nella serie. Ha fatto una grande Eurolega, veramente una grande Eurolega. Tanto va al tiro ancora Zlukas. Non trova via il canestro, Zlukas e Papadopoulos, coppia vincente per quanto riguarda... gli europei di Rodi, under 20, coppia Zlukas Papadopoulos. Tra l'altro Zlukas proprio dice la gioia più grande della mia vita è stato proprio il successo a Rodi, il momento più bello della mia carriera. Tanto ancora time out, 31 pari, la Dinamo è lì, regge il campo. Certo, un po' imballata l'Olympiakos, la formazione greca, però insomma abbiamo al cospetto della Dinamo i campioni d'Europa no, e la Dinamo non è che con stia la Dinamo, esatto, con la Dinamo che non sta benissimo, il punto è questo, quindi da un lato diciamo cattive notizie nel senso dal punto di vista fisico, nel senso sono giocatori che devono migliorare dal punto di vista fisico, però mentalmente ci sono. Il nostro regista Angelo Palla ha mandato il replay col canestro di Dendi Riegro. Lui appunto è uno dei neacquisti della formazione sassarese, arriva dallo Stunio, passaportato, d'origine italiana, nato a Lexington, ha vissuto a Boston, classe 88, 202, l'anno scorso era già in Italia, ha giocato a Stuni, mentre c'è la penetrazione di Spanoulis, una sorta di Houdini del basket, questo giocatore che non è altissimo, non gli dà tantissimo, non è veloce infatti però... ha stentato negli NBA, però è stato certo. Due volte MVP delle Final Four di Eurolega ed è stato splendido protagonista nella vittoria ai mondiali di qualche anno fa del 2006. Guarda che passaggio, ma sicuramente con la nazionale greca migliore in campo Spanoulis. Vede le cose un secondo prima degli altri, è un Travis Diner, nel senso che noi quando ci meravigliamo di Travis Diner che fa dei passaggi meravigliosi, e lui è così, giocatore più lento di Travis, però vede le cose in una maniera meravigliosa. Ancora Drake, pallone per Di Liegro, dai e segui. Ancora Drake, sbancano 12 secondi per andare al tiro. Travis, solito pick and roll, penetrazione di Travis, mi sembra più deciso rispetto a prima, palla per Drake. Ci avrei scommesso qualche centesimo su questo canestro, sì. E poi subito con Sacchetti ha detto su Spanoulis che mettiamo Jack dei vecchi. Jack in difesa non ci meraviglia più, ci sta meravigliando coi canestri da tre, però ti ripeto anche quello ormai non ci deve più meravigliare, sua difesa ormai non discutiamo. Tra l'altro lui ha giocato anche, Spanoulis ha giocato anche nel Panathinaikos, dove ha avuto 15 punti di media partita, là i giocatori giocano 18-20 minuti, cioè la rotazione anche a 11, mamma mia, sembrava un treno in corsa a Kyle Hines, per fortuna non ho ucciso nessuno. Tra l'altro Kyle Hines numero 4 è stato protagonista della Dinamo, una serie insomma che a Sassari si ricorda chiaramente con grande piacere, a Sassari in tutta la Sardegna, perché giocava nel Veroli Kyle Hines e quella serie vincente in Lega 2 fruttò la promozione. No, Travis, la promozione non sta bene, è sicuro, ma non è tanto per un po' scosso la testa, ma poi si vede, continua a toccarsi la schiena continuamente, alla faccia non convinta, nel senso sicuramente sente dolore, però conoscendolo può stare in campo. Intanto entra Brian Sacchetti ed esce Jack Levecchi nelle file della Dinamo. Chiaramente c'è molta rotazione, minutaggio un po' per tutti, si cerca di mettere fieno in cascina, anche perché bisogna anche scaricare i pesi di una preparazione estiva, affidata anche quest'anno a Matteo Boccolini, che tra l'altro è stato
appena insignito del responsabile della preparazione atletica e tutto il settore giovanile della Dinamo. 2 su 2 per Travis Diner, sono tra l'altro i primi punti della gara per lui. Di questo ne sono contento, perché allenando per l'under 15 per Matteo mi ritrovo un bel professionista che sicuramente aiuterà tutto il settore giovanile a migliorare. 6-22 da giocare, come leggete in sovraimpressione, ancora perfetta parità qui al Palazzo della Rimini, una parità molto piacevole, molto gradevole. L'Olympiakos finora non sta impostando, forse la linea laterale è stata... Sì, anche a me ha dato l'impressione, però... Qua si è vista, insomma, quanto Drake sia un po' in debito d'ossigeno. Chiaramente ha saltato tutta la prima parte della preparazione. Però perché... vedi, Drake, sì, esatto, non mi preoccupo, nel senso che mi sembra che stia bene. È giusto che stia in campo ora che vada. Tanto c'è Papa Nicolau che si lamenta con la direzione arbitrale. Il fallo è stato però fischiato da Gianzanti. E alla fine il fallo però è stato fischiato ad Antic, ma è stato Papa Nicolau quello che ha protestato con più vigore. Giocatore fantastico, già nazionale greco, questo tiratore mancino, come ho già detto, un classe 90, 2-0-3, ma è stato devastante in finale contro il CSKA Mosca con le sue bombe da 3 che hanno permesso il recupero, di, certo. di... Ma guarda, io quella partita a un certo punto ho girato, devo essere sincero. Beh, sotto di 19 al terzo quarto, esatto, io a un certo poi punto, col CSKA. Esatto, ho girato perché è una partita veramente dominata dal CSKA. L'Olympiakos non era in campo per merito del CSKA. Errore mio, perché dopo 5 minuti sono tornato sul canale e erano lì a 5-6 punti, complimenti. Tra l'altro CSKA, Olympiakos, che è voluto tornare a tutti i costi in Sardegna a disputare le stesse amichevoli dell'anno scorso, quindi partita con la Dinamo Sassari e poi il torneo di Cagliari, il torneo Città di Cagliari, venerdì e sabato. Pensa chi gioca venerdì e sabato a Cagliari. Dinamo, Olympiakos, Olimpia Lubiana, CSKA Mosca, vale a dire le due con l'Olympiakos, le due finaliste dell'Eurolega, e Fenerbahce, la squadra di Ettore Messina. E Siena. Ma guardi, io ora non ho informazione su tutti i tornei che ci sono in giro per l'Europa. Io penso che questo, se non è il miglior torneo, è sul podio, perché veramente stiamo parlando del Siena, miglior squadra italiana, vincitore Eurolega, CSKA, diciamo i top club sono a Cagliari al torneo. Dinamo giocherà con Fenerbahce, Olimpia Lubiana, partite che Videolina trasmetterà col Fenerbahce anche in diretta, con l'Olimpia Lubiana in leggera differita. E tra l'altro dobbiamo dire una cosa, vogliamo fare i complimenti, perché lo diamo per scontato, però bisogna fare i complimenti al presidente della FIP regionale Bruno Perra, perché ci porta queste squadre. Io ti posso dire che non è stata una cosa causale, nel senso a giugno si parlava già di questo torneo, quindi è stata una cosa veramente ben organizzata, già sapevano chi chiamare, come organizzarlo, quindi avevano le richieste che erano lunghe, quindi era veramente un torneo stravoluto da Sardara, dalla regione, CSKA comunque... Mosca con Ettore Messina che ritorna dopo l'anno nello staff tecnico di Los Angeles Lakers, ritorna in Europa, Fenerbahce con il coach della nazionale italiana Pianigiani, che dopo 6 campionati vinti a Siena sceglie l'avventura all'estero, Olimpia Lubiana, formazione inutile dirlo, cos'è, Montepaschi Siena che cambia dalla svolta la sua stagione, campioni d'Italia ancora, e tra l'altro fra un po' saranno impegnati, tra l'altro oggi si affrontano Fenerbahce e Montepaschi Siena, il ritorno di Pianigiani a casa sua da avversari. No, ma complimenti veramente, complimenti alla società e a tutta la regione per questo torneo che, ti ripeto, è sicuramente un torneo da podio a livello europeo. Sarabia Papadopoulos, sì, ma questi erano passi, però questi erano passi tutta la vita, sì, questi erano passi di Kyle Hines, tanto sempre cerca una marcatura a tutto campo la formazione ospite, sempre per, nell'ottica più di recuperare il pallone, di togliere secondi e di imbrigliare il meccanismo offensivo da parte della Dinamo, che è un meccanismo abbastanza spumeggiante, molto, molto libero, diciamo, con poche regole, si lascia molte Dinamo, iniziative ai giocatori, e così un po' qualche problemino te lo mette. Anche se la Dinamo è più uno. La Dinamo, io spesso parlavo, diciamo, con gli allenatori avversari durante il campionato,
è forse la squadra più difficile da schematizzare, nel senso che è talmente imprevedibile, ha giocatori talmente imprevedibili e schemi soprattutto imprevedibili, che è veramente inutile schematizzarla, perché se te li blocchi una cosa vanno sicuramente dalla parte opposta, quindi qui si ritorniamo a fare complimenti a Sacchetti. Intanto Papa Nicolau riporta sopra l'Olympiakos, proprio a conferma di quello che abbiamo detto di lui, un grandissimo tiratore da fuori, mentre dall'altra parte bella resta il tiro di Vanuzzo, che però non trova la via del canestro, ancora la penetrazione, palla di Princesis, non trova la via del canestro, ancora Kyle Hines, incarrelmato. Quel giocatore, ma prima l'ho visto cambiare in difesa e veramente al sedere a terra, nel senso piega le gambe in... neanche un playmaker, quindi lui ha un'apertura di braccia di 2,16 m, ha delle caratteristiche ottime, ok, per giocare a basket, perché ti ripeto, in difesa difende quantum play, quindi può difendere, addirittura può cambiare su qualsiasi pick and roll. Ora te mi confermi questa apertura di braccia, e infatti rimbalzo, e adesso ti dico una cosa su questo signore numero 4, lui ha giocato nel North Carolina Greensboro, il terzo anno ha avuto 21 punti di media partita con 9 rimbalzi, la sua maglia è stata ritirata nell'università ed è nell'NCAA, è uno dei 6 giocatori, dei soli 6 giocatori ad avere realizzato almeno 2000 punti, aver conquistato 1000 rimbalzi e aver dato 300 stoppate. Sono 6 giocatori, mentre Travis pian piano entra nel match. Io ti dico chi sono i primi. Il primo è Alonzo Mourning, il secondo è David Robinson, il terzo è Tim Duncan e sesto è Kyle Hines, quel signore che ha la palla in mano, che ha appena passato. Ma quindi probabilmente vedi il giocatore nel senso sottovalutato a questo punto, perché in questo momento con quello che mi stai dicendo, che io non sapevo, mi viene difficile chiedere come mai era in Lega 2. Ok, con tutto rispetto per la Lega 2, perché ora è diventato un giocatore importante in Eurolega, come giusto che sia. Tanto Spanulis va a quota 13, vaglia ancora la Dinamo, più 4 per l'Olympiakos, sta leggermente ravvivando la formazione greca, sbaglia ancora da sotto Princesis, ancora Thornton per Travis, da 3, ah peccato, era un classico tiro in ritmo, in transizione, no, per Travis. Questo è il suo tiro, quindi... E fa bene a provarlo, a continuare a tirare, perché è lì che si trova la condizione. Poi completeremo il capitolo Kyle Hines. Ancora Princesis e va a realizzare da 3 punti. Più 7 per l'Olympiakos. È il massimo vantaggio della formazione greca. È il vero e proprio allungo. Sì, sta provando dopo 17 minuti di gioco. Piccolo strappo, però punteggio molto alto, quindi ti ripeto, difese non ottime. È salita buone, però l'intensità nella metà campo del Lombardia. È salita l'intensità e chiaramente questa è la differenza. Vasilis Panulis è il miglior marcatore fino a questo momento con 13 punti. Vedete invece con Sacchetti, 11 punti per Derek Wiener, 7 per Jack De Vecchi, 5 per Travis Diner e Brian Sacchetti e Buzzi Thornton, che dopo quella sprazza iniziale leggermente calato quarto. Buzzi Thornton, si guarda, ha fatto a questo fino ad ora, ha fatto un ottimo precampionato, e c'erano dei piccoli dubbi, è inutile negarlo, a livello di età, nel senso che siccome è un giocatore che deve stare tanto in campo e negli ultimi anni era diventato uno specialista, ora si deve adeguare al gioco di Sacchetti, nel senso se sei libero tira, non c'è più il Pianigiani che ti porta comunque a un tiro perfetto all'ultima azione. Ora se hai spazio devi tirare, ma è talmente un giocatore forte, esperto, che guarda, mi sembra già che sei già adeguato. E intanto l'Olympiakos continua, marcatura tutto campo, adesso uomo contro uomo, si cerca di rubare un paio di secondi all'attacco della Dinamo. Intanto c'è un fallo di Kostas Papanikolaou, che diciamo che è un tipo che protesta, ma sì, non poco. No, ma è sempre così. Però ora si sono dati tutti e due e si stanno un po' anche prendendo a parole. Tanto rientra Kostas Lucas e anche col numero 8 per Peroglu. Per Perugo, che appunto dicevamo una vita nei tre cugini del Panathinaikos. Per Peroglu che, a mio giudizio, è una sorta di fotocopia di Princesis. Sì, sono d'accordo. Sono simili. Leggermente sì. Più sul 2-3 per Peroglu, più sul 3-4 Princesis.
E ci ripetiamo, qui quando entra il sesto, settimo, il nono uomo è un giocatore da quintetto, quindi fai anche decimo, undicesimo. Anche decimo, probabilmente anche decimo e undicesimo, sì. Manca tra l'altro nella formazione ateniese Esilò, che abbiamo visto giocare qui in Sardegna l'anno scorso, perché lui non militava nell'Olympiakos, ma è un giocatore con una buona carriera in NBA, insomma, non eccezionale, giocava nel Partizan Belgrado e quindi fu avversario la Dinamo al torneo Città di Cagliari, e la Dinamo vinse tra l'altro contro la formazione serba, e Silo fu letteralmente annichilito da Mauro Pinton. Ma è un buon giocatore, sto parlando di un buon giocatore, io ho sempre in mente, è arrivata Trevis, per fortuna c'è. Quando parlavi di Lowe, è sicuramente un buon giocatore. Io ho in mente tutte le tre cronache di Dan Peterson, che probabilmente non lo poteva sopportare, perché ne dice tutti i colori, perché con le dovute proporzioni. No, ma perché sai, è il classico giocatore che va fuori schema, sempre e comunque. E quindi devi prenderlo così. E ti può fare la partita super, però ti può fare anche la partita che ti affossa completamente. E intanto prova a accendersi la Dinamo, il canestro di Travis, e poi in transizione subito Brian Sacchetti e la Dinamo, 8-0 di parziale, più uno, Nicola. E anche questo non ci meraviglia, il pubblico di Sassari lo sa, quante volte abbiamo visto la Dinamo magari sotto di 4-5 punti e in un minuto e mezzo ci ritrovavamo avanti di altrettanti punti. È così, veramente la Dinamo va a folate, diciamo. E tra l'altro un giocatore che sulla carta sembra inserirsi ultimamente in questo contesto, Michał Iniewski, il 4, la nuova ala forte polacca, che prende il posto di Plisnic, come Thornton ha preso il posto di Osley. Osley è andato a giocare in Polonia, mentre Plisnic è andato a giocare in Turchia. Però si sì, ha fatto una faccia strana Nicola quando ho detto in Polonia, no, una barca di soldi. Sì, no, ma è sicuro, siamo contenti per lui da quel punto di vista. Però io mi ricordo l'ultima intervista, quando ancora c'era la prospettiva di Osley che poteva rimanere, lui disse che Sassari non era New York e che quindi avrebbe cercato città, diciamo, più vivibili per lui, ecco. E poi va in Polonia. Ma mica sono poi tutti come i due, ecco, Diner. Esatto. E quindi certo non hai fatto una scelta di città, ma hai fatto una scelta anche giustamente di economica. E comunque, tornando al nostro Michał Iniewski, lui arriva al campionato russo, dove ha giocato col Novogorod e il Lokomotiv Kuban, appena concluse le qualificazioni con la Polonia per gli europei di Slovenia, girone che ha vinto la Polonia, e Iniewski si è ben segnalato, secondo miglior marcatore della sua squadra dopo Gortat, che è il lungo che gioca nell'NBA, che è un giocatore straordinario. E Iniewski però si è ben segnalato, 14 punti e media partita con 5 rimbalzi, 7 volte su 8 partite in doppia cifra. E lui vanta anche una buona carriera in Europa col Siviglia, San Sebastian, ha poi giocato anche nel Besiktas. Le sue cifre sempre tra i 10 e gli 11 punti e mezzo di media partita, e sempre tra i 37 e il 40% del tiro da 3 punti. Giocatore molto verticale, nato alla piccola, pur essendo alto 2,07, e poi man mano si è evoluto ed è passato un 4, però allora, anche un buon fisico, può anche giocare il 5. Dai. L'ho visto giocare, è un ottimo, non sbilanciamoci, perché poi veramente, però potrebbe essere veramente un ottimo giocatore per la Dinamo. E Pasquini mi ha fatto un esempio che secondo me calza a pennello, è un Ubalek più forte. Sì, è un Jurbel più forte, quindi bisogna vedere anche l'impatto nella sua metà campo. Certo, certo, però perché sai, Islay è leggero, anche se sì, Islay è leggero, però, poi però insomma, sai, la caratteristica della Dinamo è sempre stata questa, quella di correre. Quella di correre. Probabilmente piccole problematiche si avranno in Eurocup, dove ci saranno squadre molto fisiche, però diciamo che l'Eurocup è presa proprio come esperienza, tutto quello che viene è bene. Tanto Princesis sbaglia il primo tiro libero per questo giocatore, abbiamo detto tantissime cose di lui. Vi dico anche che l'anno scorso ha avuto 10 punti e 6 di media partita. Lui ha avuto anche un'esperienza con l'Unicaja Malaga, ha giocato 2 stagioni, 17, 5 punti e 6 di media partita con la formazione spagnola. Recupera la palla con i Binetti, ancora Thornton, Dinamo più uno, un minuto da giocare. La partita ci piace, una bella Dinamo, Nicola.
No, indubbiamente, ci ripetiamo, partita molto piacevole perché ho squadre che giocano bene, tutte e due a pallacanestro. Difese non asfissianti, quindi il talento viene fuori. Vedi, io qui volevo che lui ti... perfetto. Va bene, però quell'indecisione che ha avuto prima, lui deve prendersi questo tiro, siamo in precampionato, fatti vedere che le cose le sai fare. Bravo Binetti, perché qui disturba il passaggio, alla fine a mio giudizio forse è una palla persa, ma i due arbitri sono abbastanza sicuri nel loro fischio, quindi sfera ancora con 19 secondi da giocare per l'Olympiacos col numero 10 Kostas Zloukas. Si cerca per Peroglu, esce Kai Lines, oltre quasi vicino alla linea 6.75, bravissimo De Vecchi che prova lo schiaccione, trova il fallo del numero 10, del numero 19 Katsivelis. Però il Jack è in forma, è già pronto, dai. Galvanizzato dalle parole di Danilo Gallinani, è già pronto. Che ha detto, va bene, sì, va bene, sto, trovo benissimo in nazionale, con l'unico rammarico, non avere come mio cuginetto Jack De Vecchi, che secondo me nella rosa nazionale ci può stare. Ma se continua... Se migliora nella metà campo avversaria... Esatto, se lui continua con questi miglioramenti che comunque ogni anno ha... Tanto 8 per lui. Perché no? Fisicamente c'è Jack. Cioè fisicamente e ha un cervellino niente male, esatto, Jack De Vecchi. Esatto. È uno che sembra che abbia 35 anni e non sia un classe 85. Non scordiamoci che esatto, che ancora è giovane. Ancora sfera per Princesis, frazione di passi, sì, per questo giocatore si sbagliando. Lamenta. Gianzanti, che è uno che di partite ne ha arbitrato, si è arrabbiato, insomma, no, sta dicendo ma eravamo lì. Sì, ma sicuramente, ma sono errori questi da precampionato, ti ripeto, poi loro, come hai detto, sono la prima amichevole. No, quindi... Io, Nicola, ho seguito proprio a bordo campo la partita dell'Olympiacos contro Siena l'anno scorso, non facevamo la telecronaca con Videolina, ho fatto la telecronaca della Dinamo, però me l'ho seguita a fianco alla panchina o dal terzo secondo di gioco. Era un massacro contro gli arbitri. È una caratteristica greca. Speriamo che non ci sia. Protestavano tutti. Sì, no, è una loro caratteristica. 22 secondi al termine del primo tempo, ultima azione presumibilmente. No, penultima azione, ci sono 4 secondi di differenziale. Sacchetti prova a cercare spalle a canestro Thornton, ma trova solo la via dei cartelloni pubblicitari. Un'altra chiave può essere portare spalle a canestro Thornton, che ha braccia molto lunghe, molto forte. Eccolo lì, il tiro con cui la posizione ha vinto l'Eurolega all'Olympiacos. È la posizione, era proprio quella. Per chi non l'avesse visto, identico dalla stessa posizione. Identicazione, ora non mi ricordo chi gliel'ha passata, forse Spanulis, ora, ma la posizione era proprio quella lì. Era lì, bravissimo il nostro regista Angelo Palla. Tra l'altro, quando gli dei del basket intervengono, 8 secondi alla fine, con la CSKA sopra, 0 su 2 di Siskauskas, che poteva essere più 3 e quindi indirizzare l'Eurolega verso Mosca, perché poi lì cominci col fallo tattico. Non stiamo parlando di un cattivo tiratore liberi. Uno col 95%, non sbagliava due tiri liberi dal mini basket. Chi sbaglia i tiri liberi è Kai Lines, che ha migliorato molto, però tira sempre col 62% in stagione, quindi insomma deve migliorare. Un secondo e 25, di nuovo più 3. Kai Lines fa 1 su 2. Avremo anche un bello spazio tra il primo e il secondo tempo. 50-48, ci sentiamo fra due minuti. E la squadra che è avanti così a rimbalzo è avanti anche nel punteggio e anche non di poco. È bilanciato con questi palloni persi. E ti ripeto, merito anche della Dinamo a questo punto, perché la Dinamo effettivamente in difesa con Jack, ma un po' con tutti, ci ha dato e ha fatto perdere 19 palloni all'Olympiacos. Stavo dando un'occhiata ai minutaggi, insomma, minutaggi abbastanza distribuiti. Infatti Israel ha giocato solo 12 minuti, 13 minuti Manuel Vanuzzo, 15 Buzzi Thornton, poco anche Travis, 10 minuti. Sì, tutti, insomma, molto... sta cercando di far giocare un po' tutti. Non scordiamoci che fra due giorni sono di nuovo in campo.
50-48 è ripreso la gara, terzo quarto, ma che bel taglio, sì, dal lato debole te, di Antic. Secondo te era per lui il pallone? Perché allora qui Spanulis, secondo me se, sì. Sì, allora è un fenomeno. Perché a me sembrava il passaggio per Dorsi, ti dico la verità, ti dico che veramente vede delle cose che io non l'avevo visto. Intanto Dorsi, Antic, Spanulis, Papa Nicolau e in fondo abbiamo il numero 17, Manzaris, questo per la formazione greca, e questo è un altro, per questo, e questo è un altro gran passaggio. Backdoor, Travis De Vecchi, Isley Vanuzzo e Thornton, questo è il quintetto della formazione sassarese. Ancora Spanulis, palla per Papa Nicolau, ma il piedino galeotto di Jack De Vecchi costringe l'Olympiakos a rimettere la palla nuovamente in gioco per De Vecchi. Ricordiamo, 11 punti sino a questo momento per lui, un 4 su 6 al tiro. Ancora Spanulis. Sono tornati di nuovo con i due grossoni in campo, diciamo, Olympiakos. Vediamo un po', perché probabilmente, vedi, a rimbalzo Dinamo soffrirà, questo è sicuro. Ci sono circa 30 kg di differenza tra Antic, Dorsey, con tutti i pari ruolo, Heinz, forse l'unico che è di Legro. Pesa un po' meno Heinz, sì, rispetto agli altri, e Isley pesa, viene dato 90 kg, non so se con un nuovo lavoro fisico qualche chiletto di muscoli in questi ultimi mesi sia stato messo, però gli altri sono potenti fisicamente, molto più grossi. Vedi, cioè, che Dorsey fa impressione, Dorsi fa impressione, ma anche gli altri, guarda Vanuzzo chi deve marcare, non è semplice. Quando ti dicevo però il tiro da tre di prima di Antic, lui deve andare sotto e spazzare via Vanuzzo, nel senso, stai veramente, hai 30 kg in più. Ancora Spanulis riceve oltre la linea 6.75, c'è un mismatch con Vanuzzo, infatti lo attacca, pallone ancora per Dorsi, ancora cerca il semigancio, riesce a trovare la via del canestro, semigancio in Lì sotto è dura, è quello che diceva Pasquini, che aveva fatto, diciamo, i complimenti a Di Legro perché aveva tenuto botta. Questi sono centri da Eurolega. Tra l'altro una particolarità, Joey Dorsey, che ha segnato il canestro, è un classe 1983, è nato a Baltimora, così come Bootsy Thornton. E tutte queste entrambi del Maryland. ho studiato, Nicola. Lo so che arrivi sempre preparato. 52 pari, c'è una differenza fisica incredibile, però la Dinamo è lì. Vedi, il fallo di Dorsey, fallo come lo chiamavamo visto, noi, d'esperienza. Sì, ma ha chiamato un intenzionale. E forse guarda, perché gli vorrei ha tenuto... rivedere le play, perché io da quando l'ho visto, però è stato veramente subito, l'ha fischiato, quindi qualcosa c'è stato sicuramente. E più che altro era lì sotto, adesso non so se ci stesse l'antisportivo, però ho visto che l'ha chiamato immediatamente l'antisportivo. Sì, quindi... sì. E abbiamo quindi due tiri liberi e palla per la Dinamo con Tony Isley, che ha lavorato molto sul tiro, sono 3 punti per Tony, lavorato molto sul tiro quest'estate e prosegue un lavoro tecnico, fisico, che sta già dando i primi frutti anche nei movimenti spalle a canestro. Beh, lui deve, visto anche nelle altre uscite, lui deve sicuramente migliorare nel classico tiretto dei 4-5 metri e aveva già iniziato a metterlo alla fine dello scorso campionato, aveva cominciato a metterlo e ci sta lavorando sopra, e deve migliorare ai tiri liberi sicuramente ancora e mettere qualche chiletto in più. Diciamo che se riesce a fare tutte queste tre cose, allora è un centro particolarmente interessante a livello europeo. E qui volano ormai i tecnici e i giocatori greci, che come dicevi te non ci stanno mai, sono sempre lì a protestare. Quindi. Abbassa il quintetto Barzokas, escono Dorsey e Antic, entrano Heinz e Princesis, 2 su 2 di Travis Diner, e la Dinamo allunga 55-52, palle in mano, più 3 palle in mano. Ma protestano sempre comunque. Ma guardi, io ho fatto fortunatamente tutte le nazionali giovanili fino all'under 22, quindi ci capitava spesso di giocare partite importanti contro la Grecia. Guarda che bel test, questo è... che porta in post basso Papa Nicolau, spalla ci sono 13 anni di differenza, si vede, è un professore, spalla canestro torto, quello sì, 9 punti per lui. Prova Princesis, non va, lui non è proprio
la sua peculiarità, quel tiro dai 6,75 per un giocatore tremendamente vincente. Ancora Travis, da tre, va a realizzare! E questa è la sua specialità. Scusa, ma stavo dicendo che stava, che stesse no, poco bene. Allora, diciamo che non è al 100% e noi lo vogliamo al 100%. Linea regia. ...60-52, il punteggio a favore della Dino, 3 minuti di gioco all'inizio del terzo quarto, una Dino che si sta, che sta allungando sul, contro i campioni d'Europa, e ancora Bootsy Thornton trova il canestro, trova, trova il canestro del più 11, invece c'è il rimbalzo dell'Olympiacos Pireo, ancora Slukas, c'è il solito pick and roll con Kyle Hines, pallone per Princesis, giocano contro uno, infrazione di passi su Bootsy Thornton. No, 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 non è utile che ci sono proteste, questi sono passi netti. Infatti anche l'allenatore... Guarda come tiene in difesa sugli uno contro uno in post basso Thornton. Ce l'ha sempre avuto questo, sia in attacco che in difesa. Ancora Travis, classico tiro, cadendo all'indietro, non trova la via del canestro, c'è il rimbalzo di Kyle Hines. Penetrazione, bella palla per Princesis, va a realizzare per lui, si tratta del 12° punto, non ci sta la stella della formazione, o meglio una delle stelle della formazione greca, 12 punti e la compagine di Barzokas si riporta a meno 4, penetrazione. Travis Diner. Che ma va invece a 15 punti. Travis Diner, guarda te lo dico, ma... probabilmente per scelta sua, perché non vuole rischiare niente, come giusto che sia, sta giocando al 50% e nonostante tutto riesce a fare la differenza. Chi pian piano sta entrando in partita è Kyle Hines, 5 punti per lui dopo il cost to cost di prima, adesso canestro da sotto, ancora meno 4 per l'Olympiacos, e la Dinamo ancora con Bootsy Thornton, non trova il tiro pesante, deviazione, sì, questi sono tiri che lui ha, ok? Partiamo da questo... E che soprattutto deve prendere. Che lui con Meo Sacchetti deve prendere. Questo tipo di scale deve prendere. Pianigiani, ritorniamo indietro. Probabilmente l'avrebbe messo seduto. Perché era un tiro, ecco, questo fuori schema. Però lui si deve abituare. E questi tiri sono tiri che lui deve prendere. Mamma mia Spanulis. Infrazione di passi. Ecco, però fa paura questa squadra. Ecco, qui ho dei dubbi. Qui ho dei dubbi. È tecnico ancora. Un'altra volta il tecnico. Qui... Ora io ti ripeto, io non so cosa stanno dicendo i giocatori agli arbitri. Ma io questo secondo tecnico, cioè prima del secondo tecnico... Sì, esatto. Si esatto. Devi contare sino a 10. Ora io ti ripeto, magari... Io non gli sono hanno, l'arbitro, bravo, magari non so che cosa abbia detto. Gli hanno detto di tutti i colori e quindi è giusto il tecnico. Però ecco, in un torneo cerca sì. Un pochino di lasciar passare un po', perché se no... Vedi che ora stanno protestando anche con Sacchetti, ma... C'è questa scena, insomma, molto curiosa. Che protestano con Sacchetti. No, forse ho dei dubbi su questi ultimi passi, dei piccoli dubbi ce l'ho anch'io, però. Ma. Uno su uno comunque dalla lunetta per Thornton, che realizza anche il secondo, sono 11 per lui, la Dinamo allunga nuovamente, più 6. Va anche detto, insomma, che chiaramente gli arbitri possono tollerare le proteste sino a un certo punto. Esatto, poi diventano ti dico, un po' fastidiose, però insomma è un amichevole, gli ha già dato un tecnico, non dargli il secondo. Esatto, non so, ti ripeto, cosa possa aver detto, però a volte l'arbitro deve far finta di niente. 8 punti per Hines e 64-60 il punteggio a favore della Dinamo. E forse vediamo, anche se fino adesso è stata molto interessante la partita combattuta, però ho visto Spanulis caricare ancora di più la sua squadra, perché vedi che sta ancora parlando con gli arbitri, sicuramente loro non ci stanno, credono che sia... campione d'Europa. Esatto, non ci e io, stanno. E a me vengono i brividi a pensare alla partita tra l'Olympiacos e il CSKA di Mosca, al torneo di Cagliari. Che bravo Bruno sì. Perra, cioè il presidente della Federbasket. Sì, 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 no, che no, bravo. No, di nuovo veramente complimenti. Punteggio è 64-61, completa il suo gioco da 3 punti. Guarda Spanulis come sta difendendo, vedi? Non ci stanno. Qui sono punti dell'orgoglio, sì, questo sì. Falla in attacco di Isley, chiaramente adesso... ora... adesso iniziano a farne passare sicuramente anche dall'altra parte.
giusta, si poteva soprassedere su questo fallo. Bene che ci sia questa, però... comunque era cattiveria, diciamo, agonistica in campo, perché almeno si crea già un clima già pronti per le partite di campionato. Non le farò passare più ora. Ora è così, dopo l'intenzionale, dopo i due falli tecnici, ora probabilmente non passa più niente. Insomma, si dà un colpo al cerchio, un colpo, sì, alla botte. Sì, è come quando nel calcio danno un rigore inesistente e poi cercano di equilibrare, ma... Abbiamo adesso la rimessa dal fondo per la formazione con Greca, con Spanulis, ancora Princesis, poi ancora Spanulis, oltre agli 6.75, ancora per Peroglu. Su Spanulis Jack De Vecchi, Binetti, Thornton, Di Liegro, De Vecchi e Brian Sacchetti, questo è il quintetto della formazione sassarese. Spanulis, Princesis, Perperoglu, poi Slukas e il numero 11 si ritrova in campo Vangelis Manzaris, che va in lunetta, questo classe 90. No, scusate, Mavridis, Dimitri Mavridis, mi sembra un po' più alto di 1,90, sì, infatti sì. Un 2,02 classe 85 di 120 kg, abbiamo già detto, esperienza per lui in Spagna negli ultimi campionati, dopo aver iniziato la sua carriera nel Peristeri, nel Panionios Atene, poi Marussi, dove appunto conobbe, è stato 3 anni col Marussi, e conobbe Gheorghe Bartzokas, che ha guidato proprio il Marussi dopo che ha iniziato sostanzialmente la sua carriera allenatore ad alti livelli nelle file del Larissa. Lui ha giocato proprio al Marussi come giocatore, ma ha dovuto interrompere la carriera per un grave infortunio. È iniziato ad allenare a 22 anni, non come il nostro Nicola Monsignori, che si è fatto una ventina anni in Serie A. E le mie ginocchia se le stanno sentendo tutte questi anni. Intanto oltre al giovanissimo Spissu, nelle file della Dinamo, classe 95, esce Jack De Vecchi. E contro Spalunis e Soci, beh, dai, gli affianca Binetti, coach Sacchetti. Una bella esperienza. Sono venuti importanti. Sì, sono venuti importantissimi. Grande soddisfazione per lui. Entrato anche il lituano Martinas Gecevicius, uno degli ultimi tagli nella nazionale lituana, che poi è andato alle Olimpiadi. Uno dei primi tagli è stato Christoph Lavrinovic, questo per dare un po' così l'esatto valore della squadra lituana. Sono quelle nazioni, sì, che hanno talmente tanti giocatori giovani, tra l'altro, e quindi magari tendono a lasciare fuori un Lavrinovic, magari per un giovane di talento. 13 per lui, più 4 Dinamo, 60-62, 4 minuti e 30 alla fine del terzo quarto. Ancora Slukas per Peroglu, uno contro uno di Princesis, va a appoggiare al vetro. Sì, c'è il fallo di Sacchetti. Sì, questo ci stava, comunque il contatto, è stato bravo a trovarsi il contatto. C'è un mismatch ogni confronto, sì, ma tra la Dinamo, c'è un mismatch a favore della formazione di Atene, è abituata, diciamo, anche in campionato spesso la Dinamo, diciamo, è in sofferenza come Chili, quindi oggi ancora di più. Sbaglia il primo tiro libero Princesis, 12 punti per lui, e va a realizzare anche il secondo. Ancora meno 2 per la formazione greca, più 2 per Sassari. Pressing in tutto campo, sta cercando di incrementare il ritmo la compagine greca. Ancora Spissu su lui, Manzaris. Stavolta momenti perdeva la palla, chiaramente è un'altra cosa rispetto a giocare con la VL Pesaro. Diciamo di sì, però il livello si è alzato e chiaramente il ragazzo, che ha solo 17 anni, ne risente. Ma sai, ne risente prima di tutto per l'età. Ah, bravo Mirè, ma benissimo questo tiro. È stato costretto, però bene. 4 minuti da giocare, ancora pallone fuori per Perperoglu, da 3 punti, sono 5 per lui. E attenzione, sorpasso Olympiacos, che si è un po' destata tra tecnici e Gecevicius. Sì, ma c'è stata, ma è giusto che ci sia anche una reazione. 69-66, scossono Olympiacos.
E lì nella regia, se ho capito, se non ho capito male. '71-66 per l'Olympiakos, 3 minuti e 17 da giocare al termine di questo terzo quarto. L'Olympiakos si è, non dico destato perché stava giocando bene anche nel corso del primo tempo, però tutto un tratto ha messo la quinta e ha allungato, sì. Adesso più 5 e un parziale dal 60-52, quindi un parziale di 19-6. Ma diciamo il fatto scatenante è stato quell'ultimo tecnico, perché io ho visto Spanulis veramente arrabbiato, ha chiamato a sé la squadra, sicuramente le avrà detto ok, andiamo a vincere, siamo le Olympiakos. E la Dinamo però è ancora là, vediamo, ora in campo c'è Spissu che veramente fa fatica, nel senso anche fisicamente, perché sta trovando dei fisici a livello europeo devastanti. Adesso però gli arbitri fischiano tutto contro la squadra. Sì, Vabbè, purtroppo sono quelle cose, sì, dai, lasciamo perdere. Sì, ma insomma. 71-66, 2 minuti e 50, vediamo un po', insomma, se c'è il fallo di Liegro, che è con Gece Vicius, che rende. Ehi, sì, sembra che l'abbia travolto con un camion. Esatto. Questo giocatore, Martinas Gecevicius, abbiamo detto l'ultimo, uno degli ultimi tagli, insieme a Seibutis dall'altro, altro gran tiratore come Gecevicius. L'anno scorso ha avuto in campionato 7,7 nel suo secondo anno con l'Olympiakos, 7,7 punti in media partita, 6,2 in Eurolega, e oggi è già a quota 5 e diventano 6 punti per, anzi diventano 4 i punti per Martinas Gecevicius, classe 1988, nativo di Vilnius, una carriera spesa soprattutto col Lietuvos Ritas, bronze ai mondiali di Turchia con la nazionale A, che ha come hobby i film. Che cosa porta sempre con sé? La foto della fidanzata e della famiglia. Su questo sono già più d'accordo, su questo sì, siamo d'accordo. È un giocatore, mi piace, nel senso molto preciso, mi sembra il classico giocatore che segue l'allenatore, fa tutto quello che gli viene detto in campo, difende forte, probabilmente in questo tipo di squadra è un giocatore utilissimo. Posso fare una battuta? Thornton si è arrabbiato tantissimo su questo fallo, capirà che cosa vuol dire, vediamo. Ma sai, capirà cosa vuol dire giocare a Siena e giocare a Sassari. È quello indubbiamente. Con la maglia di Sassari questi falli ti fischiano, purtroppo. Sì, sì, quello è il classico fallo quando a volte discutiamo che si può fischiare o non si può fischiare. Diciamo che l'avambraccio si è mosso. Sì. Non è stato quel movimento così forte. Lì l'arbitro hai detto bene te, forse a Siena non lo fischi, a Sassari sì. Prova Dorsey da fuori a rezzare da qua, dai 5 metri circa, sono i primi due punti per Dorsey. Sì, anzi, fino ad 4 ora i punti per non Dorsey. Si è visto moltissimo, si è visto inizio terzo quarto qua con quel canestro e fallo, però la sua presenza lì sotto penso che si faccia sentire. E intanto massimo vantaggio per la formazione greca, più 9, 75-66. Ma credo che ci sia un bel parziale, perché da quel fallo tecnico, se non sbaglio, se lo ricostruisco il parziale, se riusciamo a ricostruirlo sì, dal massimo vantaggio della Dinamo 60-52, ecco. Siamo 75-66, quindi vuol dire parziale di 23-6 sì. In 5 minuti però stiamo parlando, parliamo di 5 minuti, stiamo parlando di due squadre diverse, costruite diversamente, con budget diversi. E soprattutto, questo cosa vuol dire? Che soprattutto in questo periodo arrivi a fine terzo quarto, dove Dinamo sicuramente molto stanca, Olympiakos anche, ma sono in 12. Abbiamo l'unità Dendy Liegro che va a realizzare, sono 3 punti per lui. Ti sta piacendo di Liegro? Sì, nel senso probabilmente mi dà più sicurezza rispetto sì, forse a Metreveli, più cattiveria, sì, più fisico. Dovrebbe anche essere se il giocatore Metreveli signora classe. Allora, due giocatori diversi. Se parliamo tecnicamente, Metreveli è un gran bel giocatore, molto futuribile, movimenti puliti. Vogliamo però un giocatore più fisico, più sporco e più presente proprio a livello fisico, di Liegro è meglio di Metreveli. Probabilmente Sacchetti ha valutato che ha più bisogno di questo, di più sostanza sotto canestro.
Sbaglia da tre punti Brian Sacchetti, questo è sfondo tutta la vita. Questo è sfondo, sì, sì, sì. Beh, era anche abbastanza clamoroso. Sì, sì, eh. E la Dinamo prova a recuperare, prova a dare ulteriori spallate. C'è tutto il tempo, perché tra l'altro la Dinamo, insomma, non ci sorprenderebbe nel caso. No, quello non ci sorprende, però vedo ci fosse un parziale a suo favore. Però vedo già i Diner in panchina, non l'ho più visti rientrare, probabilmente ma è ora forse li lascia riposare, perché veramente è un bel tour di forza anche per la Dinamo in questi giorni, molte amichevoli, anche molti perché allenamenti. Poi ci sarà il torneo di Sassari, esatto, venerdì e sabato, quindi due partite. E Sacchetti sa comunque il lavoro che starà facendo l'allenamento, quindi Spissu porta la palla oltre la metà campo, viene servito Binetti che gioca in questa azione da guardia, ancora riceve Jack De Vecchi, pallone oltre Brian, per Brian Sacchetti, certo senza Thornton i due Diner, la Dinamo ha qualche difficoltà ad andare a canestro. 8 secondi per andare al tiro, c'è il solito pick and roll, ancora Brian Sacchetti da 3, non va, la Dinamo si è un po' fermata. Beh, il suo allora, attacco ed è salita sicuramente l'intensità difensiva. Salita e con questo quintetto hai detto bene, ora Dinamo un po' di fatica la farà. Guarda per Peroglu che ha provato a portarsi a spazio Spissu. Signor giocatore, stanno volando colpi lì sotto, fa bene l'arbitro a richiamarli. Ho detto esatto, a un dirigente del Panathinaikos dell'Olympiakos, certo che portare per Peroglu una vita spesa al Panathinaikos, portarla a giocare dall'altra parte, e lui mi ha detto è un signor giocatore per Peroglu. Un grande giocatore, uno che ha vinto l'Eurolega col Panathinaikos e anche qualche titolo greco. Ancora De Vecchi, c'è il pick and roll con Di Liegro, palla ancora per Binetti. Bravo. Appoggia al vetro, bravo, a realizzare finalmente la Dinamo va a canestro, sono 4 i punti per Binetti, ancora 8 lunghezze a recuperare, ultima azione presumibilmente di questo terzo quarto, un parziale che sicuramente non è stato di quelli che si ricorderanno a lungo, con la formazione 27-16 al momento, ancora per Peroglu da 3, è il per Peroglu time, perché va a realizzare ancora 12 punti per lui, 80-69. Bel tiro costruito bene, bella azione. Fine alla regia. Tra poco nelle mani di Jack De Vecchi il pallone per l'inizio di questo quarto finale, di questo primo trofeo reale mutua tra Dinamo Sassari e campioni d'Europa dell'Olympiakos Pireo, 80-69 per i campioni continentali, con una Dinamo che dopo essere stata più 8 ha dovuto subire la reazione della formazione anche campione ellenica, che non ci sta assolutamente neanche a perdere il trofeo reale mutua, questa la dice tutta sullo spessore tecnico e anche umano, dobbiamo dire, della formazione allenata da Barzokas. Diciamo che è bello che sia così, nel senso che vanno in campo, ci sono quei giocatori e poi sono i giocatori vincenti che non vogliono perdere neanche in allenamento, quando ci sono le partitelle anche di riscaldamento, mettiamola così. E logicamente uno di questi è Travis Diner, 17 punti per lui. E sono contento di rivederlo in campo. Sono contento. Miglior marcatore della formazione sassarese, Travis Diner, De Vecchi, Di Liegro, Thornton, Vanuzzo per la Dinamo. Heinz che va al tiro per Peroglu, Gecevicius, poi il numero 11, Mavridis. È il completo del quintetto, il numero 10, Slukas, Kostas Slukas. Ricordiamo i tre arbitri, Luca Weidman, Marco Giansanti e Danny Borgioni. 80-71, un minuto di gioco nel terzo quarto, nel quarto finale, esce Kyle Heinz e rientra ancora Mister Princezis, Giorgos Princezis, colui il grande protagonista della vittoria in Eurolega col suo canestro a 7 decimi dal termine. Puzzi, Thornton, 16 per lui, ennesima bomba. Sì, sì, va a 16 punti. È la sua seconda. 2 su 6 da 3. Sì. Attenzione, questo è pane per Gecevicius. Vedi, un giocatore, lui si fa trovare al posto giusto, è un giocatore molto preciso, pulito.
e la Dinamo si era riportata quasi lì, a meno 6, nuovamente a meno 9. Questa bomba da 3, ancora Vanuzzo, ci mancano le sue bombe, le sta chiamando il capitano. Ma queste poi in campionato, ma prima poi arrivano, sì, eh. Queste poi in campionato il capitano lo sappiamo che le metterà. No, ti ha toccato la palla per Pedoglu, dai, non sì, arrabbiarti. Sì, ah beh, palla della Dinamo, e poi se non per quello si è arrabbiato, sì sì, la palla aveva ragione. La palla l'ha presa, però probabilmente la palla è Olimpia. Così io vedo gli arbitri, sì, che esattamente giusto, stanno cambiando. Giusto così. È giusto così. Palla allora per l'Olimpia Cos, 18 secondi per concludere l'azione. Partita un po' troppo spezzettata, si arrabbia Sacchetti. Sacchetti dice, insomma, da quel tecnico non ce n'è più. Sì, forse era meglio che non l'avessero fischiato a questo punto. Però in effetti per una volta avevano ragione. No, questa azione avevano ragione. E questa è la zona la Dinamo, però Princessis non è il suo tiro, a mio giudizio, dai 6,75, lui continua a tirare. La Dinamo è a zona, secondo me, sicuramente per provarla, perché è una difesa che vediamo spesso. E uno su 6 da 3 punti intanto per... E secondo ancora me... Morton! 19 per lui! Sì, ma lui, ti ripetevo come meno detto 6, prima, Dinamo. Con Isley sono i due più in forma. Guardi, ci tengono tutti, protesta tantissimo anche Jack Levecchi. Sì, ma perché questa è un'azione di gioco, ha ragione Jack, io non voglio andare contro gli arbitri, però... Perché vuol dire che tutti ci tengono a vincere. Sì, intanto, sì, sì. Tra vedere e non vedere, Barzokas rimette in campo Spanoulis. Almeno sta tranquillo. Più 6, solo da difendere per l'Olympiacos. La Dinamo è lì, basta una fiammata per riavvicinarsi ulteriormente. C'è il pick and roll che non va tra Spanoulis e Mavridis. E quindi la Dinamo meno 6 e palla in mano. Vede il momento di difficoltà Barzokas, si chiama time out. Perché sì, con la Dinamo non c'è da scherzare. E poi sicuramente questa è la cosa negativa, diciamo, oggi Olimpia con spalle perse. Io sto guardando le statistiche di fine terzo quarto. Sono già arrivati a 23, altre 2 o 3 le ho contate. Diciamo che stanno arrivando, si stanno avvicinando velocissime alle 30 palle perse, che è un dato molto negativo. Però stanno stradominando a rimbalzo, perché se io ti sto parlando di statistiche terzo quarto, sono 33 rimbalzi a 12. E così è difficile, molto difficile. E tra l'altro, insomma, nella Dinamo manca Drake Diner sostanzialmente. Sì, Drake in questo Diner secondo non è più tempo, rientrato, non è più non rientrato. So se, non so se lo rivedremo in campo. Non so, ha già giocato. Una 12 minuti. Sì, non scordiamoci che veramente ha fatto anche troppo. Esatto, eh? Praticamente come è arrivato si è fatto male. E quindi è giusto andarci piano piano, con calma. Comunque, tra vedere e non vedere, 12 minuti giocati, 11 punti, 3 su 7 da 3, 1 su 2 da 2. No, ma penso che così. Sacchetti ha visto la statistica, l'ha messo subito seduto, non rischiamo più. Solito marcamento tutto campo per l'Olympiacos, porta la palla a Buzzi Thornton, su lui per Peroglu, un altro signor difensore, forza, palla, sì, calpestato, sì, la linea. Io non ho visto se l'ha calpestata. Ha dato tecnico contro Buzzi Thornton. È chiaro che dopo che i due tecnici, certo, se si protesta arriva, Poi il metro arbitrale si è un po' ribaltato da quei famosi fischi, l'antisportivo, sì, no, ma se i vediamo, tecnici. Se vediamo i tecnici dati prima, ci sta anche questo, la protesta. Lo posso rivedere? Chiedo al regista Angelo Palla se posso rivedere, poi appena c'è un secondo libero, quella palla di Buzzi Thornton. Mentre Spanoulis punisce 14 punti, tra l'altro. Guarda, c'è? Sembra il piede sulla linea, ora. Forse c'è. Sembra. Forse c'è. Grazie al regista Angelo Palla. Insomma, non era forse tanto campata per aria questa rilevazione arbitrale. Sì, partiamo che era una forzatura di Thornton, ok? Perché si è fatto tutto il campo, è arrivato fino a sotto canestro e diciamo che era una piccola forzatura. Il 2 su 2 di Spanoulis si riporta più 8 la formazione greca. Fallo contro Jack De Vecchi. Insomma, un po' al limite in questo caso.
Sì, Jack no. Si accusa subito, probabilmente il contatto c'è stato. Adesso il pubblico si arrabbia contro i direttori di gara. Vediamo. Sì, ce l'ha. Sì, ma infatti sì, Jack se ne è subito accusato, quindi si è accorto. Princessis va a realizzare, quando serve lui c'è. E quindi questo parziale di 5-0 riporta a più 9, a più 11 la compagine di Bazzocas, 88-77. C'è ancora tutto il tempo comunque di riagganciare la compagine ospite. Buzzi Thornton, Vanuzzo, serve qualche bomba da tre di Manuel, prova, c'è il fallo. Sì. Fallo di Papa Nicolau, Costas Papa Nicolau, uno che protesta sempre, adesso non protesta. No. E ciò mi fa... Ha capito che... intuire che il fallo ci fosse. No, la faccia è strana, ma io penso che protesti su tutto, ma... Ilonetta Travis Diner, 17 punti per lui sino a questo momento. Travis Diner che è stata a riposo ultimamente, ma in grande spolvero. Sono 18 per lui. Solita grande prova, il metronomo della Dinamo. Meno 10 per la formazione sassarese, 6:37 da giocare. Mi hai detto che quanto è arrivata? 19 punti. 19. E ti ripeto, giocando veramente al 50%, perché lui vuol giocare al 50%, quindi per non è, ma... TD 12 ha marcato l'Università di Marquette con D. Wayne Wade, e questo è un body check che insomma il giudizio fischiare fallo, però esce Di Liegro, rientra Isley. Isley si andrà a occupare, sì, di c'è bisogno della sua energia, perché ora sotto di 8 per provare a rientrare. Isley è il giocatore perfetto. Sono i 3 punti rispetto alle precedenti esibizioni, un bottino molto ancora è JJ Vicious, sì. Da 3, però abbiamo detto questo è un tiratore formidabile, è uno che ti apre le difese in due. Se tira piazzato, libero dai, 6:75. No, è molto bravo a farsi trovare negli spazi liberi. 6:10 da giocare, ancora Binetti in campo, Binetti con Travis, penetrazione di Buzzi, ecco Manuel Vanuzzo, la palla gioca sul ferro, molto sfortunato in questo caso il capitano, ancora Spanulis, che palla per Papa Nicolau, e ancora rimbalzo, c'è poco da fare. E Isley probabilmente oggi ha trovato degli ossi duri, nel senso sicuramente stiamo parlando di giocatori di top player in Europa, quindi più 13 per l'Olympiakos, che forse con questo allungo sta iniziando a mettere un serio mattoncino nella conquista del primo trofeo Reale Mutua, tanto prima edizione di questo trofeo, anche perché insomma la Dinamo, come già detto in precedenza, ha pensato ad un precampionato in salsa sarda, però ricordiamo il piatto forte di questa pre-season sicuramente il trofeo Città di Cagliari. Venerdì e sabato ci saranno, oltre alla Dinamo e all'Olympiakos, anche il CSKA Mosca di Ettore Mossina, il Fenerbahce, l'Olimpia Mubiana, Montepaschi Siena. Signore, andare a vedere dal vivo questi giocatori è un piatto troppo prelibato perché gli appassionati di basket possano disertare questo appuntamento messo in piedi dal comitato regionale della FIP guidato dall'instancabile presidente Bruno Perra. La Dinamo giocherà contro il Fenerbahce, contro l'Olimpia Lubiana. Ci sarà anche un remake della finale di Eurolega tra CSKA Mosca e Olympiakos a Cagliari, la finale di Eurolega, il remake della finale di Eurolega. Tra l'altro tutte le formazioni volevano dei buoni test, manca poco all'inizio dei vari campionati, mancheranno poco più di due settimane all'inizio del campionato italiano, una settimana per la Supercoppa italiana invece per il Montepaschi. No, ma prima ho sentito l'intervista di Pasquini, del direttore sportivo, e come vedi ha confermato che è il torneo più importante che c'è in Europa. È bello che sia in Sardegna, è bello che sia a Cagliari.
tanto di cappello veramente alla Federbasket regionale. Penetrazione di Princesis, ancora c'è una deviazione, Mavridis, a me viene giudicato invece la manina di Isley, quella galeotta, e quindi la rimessa dal fondo. Stiamo, guarda, la stiamo rivedendo. Dai, ma due mani. Sì, no. Vabbè, non una, dai. Due. Vabbè. Ancora Spanulis. Ribaltamento, Princesa, Gecevicius. Lui, ai, ai, sì, ma... ai, ai, diciamo, ai, che la Dinamo deve capire che questo è un ottimo giocatore. Non è male questo lituano, anche la circolazione di palla. E soprattutto ci fa trovare sempre nell'angolo, sempre molto bene. Signori, sono i campioni d'Europa. C'è niente da fare. Ancora Isley. Pallone sotto canestro, si incarta un po'. Si incarta perché sono alti e grossi. Da tre, va a realizzare. Sono 22 per Buzzi. Questo ne acquisto, giocatore serissimo. Tre scudetti a Siena, tre Final Four per lui in carriera. Secondo quintetto di Eurolega nel 2008. Compagno di Travis Diner proprio nel 2008. Non assieme conquistarono le Final Four. Ancora, mamma mia, ma non fate, ripeto, tirare in ritmo questo signore lituano. No, brutto ripetersi. Quattro bombe di fila per lui. Però quello che voglio farti notare è che sicuramente ha una grandissima mano da tre, ok? Perché sta facendo canestro, ma la sua bravura è farti trovare nello spazio giusto. Ora se non sbaglio era Papa Nicolao che era stato raddoppiato, chiuso bene, e lui si è fatto trovare nella posizione perfetta per ricevere quel passaggio. E per lui tirare in ritmo la sentenza, ancora più 16 per la formazione greca. De Vecchi, ancora palla per Binetti, sfera per Sacchetti e va a realizzare, tiro cadendo all'indietro per Brian Brido, i punti della ripresa per il figlio di Meo. 99 a 85, sono 10 in totale per lui. Ancora sfera da manina di Isley, permette a De Vecchi di recuperare la palla, ancora Buzzi Thornton su di lui, Papa Nicolao, ancora Isley, ancora Binetti, solito pick and roll, rolla bene Isley e c'è la spinta d'esperienza, sì. Di Princesis, Giorgos Princesis, e per questo 27enne c'è il cambio, rientra Antic, però Antic, i due colossi rientrano, vediamo, due colossi. Giocherà gli ultimi 3 minuti e 37, penso così, la con i due pivottoni sotto. A 5 lunghi intercambiabili. Sì. I due che sono entrati, Princesi può giocare tranquillamente 3 o anche 4. Casico 3 e mezzo, mi ricorda molto dell'Agnello come caratteristiche. E questo buon rimbalzo, bravo Brian. Brian Sacchetti, che si è risvegliato in questa parte finale, 90-97. 12 punti per lui, dunque in carriera sempre tirato col 37 e il 40%, alla linea del 6,75, terzo campionato nelle fine di Sassari, palla per Dorsey. Giocata benissimo, sì. Sono 6 punti per lui, Jay Dorsey. Houston, Sacramento, Toronto, scambiato quando giocava a Sacramento, è stato scambiato da Houston con Tracy McGrady, mitico Tracy McGrady, la guardia di Orlando. Un giocatore che a me faceva impazzire. Io ho avuto il piacere di vederlo dal vivo a Orlando. Guarda, erano dei miei. Sta giocando ancora, penso che stia cercando di strappare ancora un contratto, sì. NBA. Ma era un giocatore che a me piaceva tantissimo. Veramente. E quel signore Dorsey è stato scambiato. È rientrato nello scambio. Uno scambio, sono andati più giocatori, ma tra questi giocatori c'era anche lui. Tiro in ritmo per Brian, non va, lui solito sono tiri che ora è quasi normale che non vadano, ecco. Ancora Antic cerca di sfruttare il suo fisico, palla per... Oh, palla. Mamma mia! Aia! Aiaiai! Perché era la schiacciata tantissimo di... che non vedevo un canestro rompersi, ma qui stiamo parlando di un... non so quanto adesso pesa. Adesso quel problema, perché con la diretta... è un bel problemino, perché secondo me farò finire il torneo qua, cosa dici? Perché con questi 2 minuti da giocare la partita sostanzialmente, allora, infatti finisce qui. Sì, no, ma è giusto così, ma
Allora, 106-87. Era un po' che non vedevo il tabellone rompersi, perché stiamo parlando di canestri sganciabili e quindi è difficilissimo che il tabellone si vada a rompere. Ma stiamo parlando di un giocatore di 140 kg, penso. Dorsey, te lo dico io. Parliamo di 121. Però diciamo che è sovrappeso, non è nella sua forma. Secondo adesso, me è vicino ai 130 kg. Diamo la linea alla regia, non so se siamo pronti. Chiedo lumi in regia, se no andiamo avanti con le interviste. Ok. Benissimo, diamo la linea alla regia per la pubblicità e poi nuovamente l'intervista. Abbiamo coach Mel Sacchetti e il presidente Sardara ai nostri microfoni.